Un saluto a tutti ragazzi da Messi 91, siamo su One Piece Unlimited World Red ed eccoci qua. Allora, dove ci eravamo fermati? Ah già, avevamo lo scontro, se non mi sbaglio, speciale. Esatto. Ok, allora diamo un'occhiatina ancora alle imprese perché come al solito me ne dimentico sempre. Abbiamo Jinbei, attacchi speciali con Ace, ok, e Buggy, questo assalto ai boss che non so ancora cosa sia. Ottimo. Che qua non c'è nessuna modalità che si chiama assalto ai boss. Franky, ok. Inutile ripetere che io ho ancora il raffreddore, ma vabbè, fa niente, ormai ci avrete fatto l'abitudine, quest'anno l'ho avuto tutto l'anno, tipo. Ma salve! Navigat Cap di paglia. E AA doppio. Oh. Salve ragazze. Archeol Cap di paglia. Ok, e io da solo. Che bello. Proprio oggi hai deciso di entrare nel mio corpo. Ti mostrerò. Cosa sta dicendo? Ti mostrerò che so essere un ragazzo romantico. Cosa sto dicendo? Guarda, guarda questo corpo. Guarda che fluidità. Cosa sto dicendo? Tu, vedo, ti mostrerò le mie incredibili doti di trasformazione in battaglia. È impazzito Franky, ragazzi. È impazzito Franky tantissimo. Che devo fare? Cioè, ci picchio tutti. Vabbè, io schifo. Inizio già a scappare via, guarda. Robin, fai la bravissima. Ecco, perfetto. Morite tutti. Aia. Scherzavo. Sì, ma non è giusto, però. Vabbè, però una per volta, ragazze. Una per volta, raga. Se mi difenderò tanti. È sparita. Sì, vabbè, però. Aia. Che è successo? Aia. Basta. Robin. Ma porca paletta. Sì, vabbè, mi fate fare qualcosa voi due, però. Robin, ecco, un pugno in faccia te lo pigli. Aia. Aia. Non è giusto mai. Continuo a ripararmi io. Non è giusto mai. Sì, vabbè, ma come faccio con queste due? Brutte caccoline. Vabbè, la concentrazione è a mille. Aia. Ora mi concentro tantissimo. Aia. Basta, Robin. Mi proteggo tantissimo. Sì, vabbè, voi due. Non è giusto. Dai, non è giusto. Basta. Guardali. Sì. Ma quanta roba devo guardare io? Vabbè. Sì, vabbè, ma... Basta. Mo' vi prendete un Mega General Franky. No, c'era il BAM. Ok. Una è morta. Signorina Nami. Ok, ok. Ora cambiano le cose. Ora cambiano le cose, ragazzi. Ora cambiano le cose, signorina Robin. Signorina Robin, venga qua. Te l'ho detto che cambiavano le cose. Perché eravate in due, non è giusto. Avete fatto il chiusone a Franky, poverino. Lega C, ragazzi. L'abbiamo superata, sì. Ok, dai, che stiamo recuperando dopo la barata incredibile di Doflamingo. Ancora una vittoria e saliamo di grado, giusto? Diamoci dentro. Anche a me è preoccupato Flamingo. Ah sì, proprio la stessa roba state dicendo. Ma facciamo un passo alla volta, va bene. Concentriamoci prima sull'incontro.
Tu, con te ce l'ho tantissimo. Avete fatto una cosa brutta, tu e Nami. Spero solo che nessuno ci rimetta la vita. Addirittura. Ehi, smettila, così mi spaventi. Incontro promozionale con questa faccia gaia di Frankie. Duello, mischia, battaglia. Qua non c'è nulla di nuovo. Allora, per fare lo scontro di... Non possiamo usare Enko, che non possiamo usare... Perché? Che dovremo sconfiggerli molto probabilmente. Allora useremo... La gente forte, quindi Zoro. Quanti ne posso scegliere? Due? Zoro e Rufio. Anzi, Zoro e Ace. Due possenti useremo. Con questi cartonati fantastici. È il momento dell'incontro speciale. Dopo il precedente scivolone, questo duo si è battuto per salire fino in cima. Sì, infatti, siamo anche molto arrabbiati. Ormai li conoscete tutti bene. Sto parlando della squadra di Ruffy e Law. E i loro avversari, un duo che ha superato ogni possibile avversità. Ovviamente, il grande Buggy. Il primo, il leader della società spedizione. Il leader della società spedizioni pirata e leggenda vive. Società spedizioni pirata, cioè fa le consegne per i pirati. Capisco. Bene, mostrerò tutto il mio coraggio. Ah, quindi, ok. E boa, ecco, ovviamente. Poi è la volta della principessa serpente di Amazon Lily, l'imperatrice pirata Boa Hancock. Rufy! E Mihawk! Poi il grande spadaccino del mondo, Mihawk. Ho fatto bene a scegliere Zoro. Buona fortuna. Ma quanti sono? E poi il maestro di karate degli uomini pesce, Jinbei cavaliere del mare, ma tutti insieme. Bene, sono pronto. E io, ma basta! E infine, ma non da ultimo, meno male che è l'ultimo, è fuggito da Impel Down e ha combattuto nella guerra di Barba Bianca, Sir Crocodile. Cos'è Sir Crocodile? Chiudiamo i conti una volta per tutte. Ma tutti insieme, tutti i loro avversari sono membri della flotta dei sette. Chi vincerà? Io punterei su un'altra squadra, non sulla mia, sinceramente. Iniziamo l'incontro e scopriamolo. Ma tutti insieme, ragazzi, aiuto! Tutti insieme. Ah, uno per volta. Ok. Cioè, anche tutti di seguito, ma uno per volta. Woohoo! No, Baghito. Ah, lui è quello che poi... già, è quello che si mette a fare sta cosa inutile. Vieni via, Ace. Devo fare gli attacchi speciali con Ace. Bravo, Ace. Porca paletta. Ho fatto guardia. No, allora, aspettate. Non mi ricordo più come si sconfigge Buggy. Allora, fa questa cosa. Poi fa la pallina, giusto? Ok. Poi fa la pallina. La pallina. Devi fare la pallina. Vabbè, io lo tengo occupato mentre lo pesta sangue. Ho capito. Ho capito. Ho capito. Funzionerà così. Perfetto, io lo fiscio. Bene, ora no, vieni via che fa quella roba inutile. Vabbè, è lui, va lo stesso. Tanto lui non si fa male perché lui può. No! Perché non esce schiva con la pallina? Ok, qui stiamo combattendo mucho male. Mucho male. Ma sai chi? Devo scappare via. Se faccio questa cosa, se faccio questa cosa funziona tantissimo. Vabbè, però la schivata dovrebbe essere una schivata schivatosa. Schiva tutto. Vabbè, io lo attacco da qua. Vabbè, se lo lasciassi fermo. Allora, proviamo ad usare una parola. Tipo questa, cosa farà? Qualcosa. Ho potenziato anche Zoro. Lo so, è da vigliacchi, ma funziona. Guarda, vedi, ha funzionato tantissimo. È da vigliacchi, ma funziona. Vai, scontro 2. Ah, tu mi ricordo, ti ho appena battuto con Brook. La tattica me la ricordo qua. Basta girare intorno, capisco. Sì, sì, bravissimo. Fight. E abbiamo la stessa vita, ok, capisco. Non farti... Ok.
Sì, vabbè, con Ace è facilissimo, basta stargli lontano. Ora vado questo evento. Boh, ho vinto tutto, ragazzi, con Ace ho vinto tutto. Scappo via. E non è bello avere due contro, ragazzi? Non è per nulla bello, Pattume. No, non è per nulla bello. Brava che sei andata di là, perfetto, grandissimo. Mero, mero, mero. Scappa, 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 ok. Mero, mero di nuovo. Ok. Guarda le schivate incredibili di Messi. Guarda Messi. Guarda Messi. Donna mia, ti ho fatto a pezzettini. Eccomi, ok. Bisogna essere aggressivi, quindi, ok. Però lui non so come combatte. Mihawk, occhi di falco. Proviamo un'altra parola, ce l'ho? Vai, usiamola. Cosa? Wow! Ok! Come la schivo quella cosa? Forse saltando e... no. Mio Dio, sì, ho capito. Cazzotto incredibile della vita! Ullala, ullala! Gli ho fatto male, mi dicono. Vabbè, io ho fatto schiva, Pereo. Tu non hai di attacchi speciali, ovviamente, non mai. Ah, aia! Oi oi. Ho fatto guardia, non è vero mai nulla. Aia. Proviamo questa, proviamola. Vai Zoro, è tutto tuo. Bravo Zorito. Ok, Zoro sta per morire, però non lo posso far morire. Quanti ne mancano ancora? Lui e il signor Sabbia Sabbia. Dio, voglio provare Jinbei, deve essere un car armato. Cambio! Che fa? Jimbo! Ok, cioè, prendetela con Zoro, bravo! Aia! Questi proiettili incredibili. Giubbotte, giubbotte. Giubbotte, giubbotte. Cioè io anche ho i proiettili di fuoco, non d'acqua, di fuoco. Vai, vai, vai. È andato. Perfetto. Ottimo. E ora sabbia, sabbia. Ok. Signor Croki. Ah, lui è quello che fa quell'attacco incredibile che copre tutto lo schermo che non so come mai schivare. Ottimo. E non ho attacchi speciali da usare. Perfetto. Piano, Croc. Piano, Croc. E vabbè. Dov'è? Che bello essere in 2 contro 1. Per una volta sono io in 2 contro 1. Yes. Muori schifo. Non è bello, eh. Non è bello. Non è bello mai. Addio Crocodile. Addio. Ma dove l'ha sparata però? Picchiamolo tantissimo. Lui non ha attacchi speciali. Devo scappare. Devo scappare via. Via via via.
sparito, è sparito. Grandissimo, è riapparso dove voglio attaccare. Sei una persona furba. Anch'io. Anch'io tantissimo. Yes. Ah, è così, gli è venuto un infarto. Ah no, era infuocato, ok. Gli è venuto un infarto ed è morto. Bravo Eisa. Ok, non è stata così difficile come credevo, però ok, perché eravamo in 2 contro 1, cioè è andata bene. È finita, finalmente è finita. Ruffy Cappello di Paglia e Trafalgar Law e sono vincitori. In effetti sono in 2, quindi sono. Hanno superato ostacoli incredibili, questo incontro entrerà nella storia. E grazie a questa vittoria il duo guadagnerà un'altra promozione. L'ultimo incontro è stato scorretto, ma vi amiamo comunque. Scorretto verso di noi, spero. Aspettiamo con ansia la vostra prossima sfida. Cioè, erano in 800 contro 2. Lascia stare che poi eravamo in 2 contro 1, però in teoria erano tanta gente contro 2. Insomma, c'ho ragione io, basta. Siamo saliti in Lega B, yay! Assalto ai boss! Ecco cos'è! Capisco! Ok, quindi nuova modalità. E l'assalto ai boss sarà quello che abbiamo appena fatto, ovvero tanti nemici e solo 2 personaggi. E quindi è il momento di sbloccare il buon Buggy. Assalto ai boss. Ok, allora, nel prossimo episodio, ragazzi, sbloccheremo... Ce li ha tenuti buoni anche quelli di Jinbei? Sì. Sbloccheremo Jinbei e sbloccheremo Buggy, perché poi di altri personaggi non ce ne sono. Ok, sbloccheremo Jinbei e Buggy nel prossimo episodio, ragazzi. Come sempre, like e commenta il video, iscrivetevi al canale e alla prossima!